Il sangue funicolare è un'ottima base per recuperare molte cellule staminali. Le cellule staminali sono quelle cellule che hanno al loro interno tutte le informazioni per svilupparsi nelle varie linee cellulari che compongono il nostro organismo. Una fonte assolutamente economica, perché altrimenti il sangue che non verrebbe utilizzato è buttato via dopo il parto. Donazione eterologa, donazione autologa, le modalità di prelievo sono le stesse? Le modalità di prelievo sono assolutamente le stesse, l'indirizzo però è diverso. La donazione eterologa, cioè per gli altri, presuppone che tutte le sacche vengano messe in un unico pool e poi lì si va a recuperare, oppure la donazione autologa serve per una singola persona, per il bambino la cui mamma ha messo in banca queste cellule. Il prelievo di sangue funicolare è una tecnica assolutamente indolore. Sì, è una tecnica assolutamente indolore, è come tagliare le unghie dei piedi, per usare dei termini poco scientifici. Gli orari, è sempre possibile fare questa donazione o sono ristretti? Beh no, a Merate una volta che tutte le ostetriche sono addestrate, gli orari diventerebbero 24 ore su 24, eccetto quelli di limite che ci dà il Policlinico per ragioni chiusura della banca di Milano. Tutti possono fare questa donazione? No, sono escluse delle persone con malattie infettive tipo epatite B, epatite C o HIV o malattie particolari. Viene fatta un'indagine anche sullo stile di vita, come quando si fa la donazione del sangue.